nelle puntate precedenti. Dove cazzo siete quando serve? Eh? L'hai visto che cazzo è successo o no? Devi stare calmo quando io sono a fare il mio lavoro, hai capito? O vieni, eh? Eh? Vieni, rotto il cazzo, hai capito? Coglioni, spara la faccia! Ci tenevo a chiederti scusa da parte di Emma. Dai, vai sereno. Se stai che c'è altro da fare, dai. O magari no. Bene, zio, come state? Tutto bene? Io lo so che di solito in questo momento si ride e si scherza, faccio un po' il coglione, dico due cazzate, però non è questo il caso, perché nel main event di questa serata io darò una lezione a Emma Corsi che non si scorderà. Quel ragazzo mi ha veramente rotto il cazzo. Summer System inizia adesso. Per rimanere sempre al top della forma, io mi alleno tutti i giorni, tutta la settimana. Ma per questo non voglio rinunciare ai piaceri della tavola. Al contrario del nostro general manager Strike, io ho una grigliata, ogni tanto me la concedo. Ma per farlo e rimanere attento, utilizzo la salsa barbecue zero di Progress. Ricordatevi che con il codice sconto SIW10 potrete avere il 10% di sconto su tutti i prodotti Progress. Emma, ti sembra normale che tu mi stai dando più problemi che BBB? Veramente io adesso ti devo spiegare perché questa situazione... Senti, Emma, è ancora una tua scelta. Scegli di rinunciare al match, lascia perdere, ok? Adesso la nostra concentrazione dovrebbe essere rivolta a Colossal. Io e te faremo la storia, un match che farà la storia, il primo match in Italia nella gabbia. La nostra concentrazione deve rimanere là, basta cazzare. Poi dopo, quando avremo vinto, quando saremo campioni di coppia, poi ci penserai, poi! Poi adesso, adesso non è il momento. Lo capisci? Cosa c'è? C'è paura che qualcuno ti rubi la scena, eh? Emma, questa storia della nostra competizione è solo nella tua testa. E allora, amici amanti, belli di zio, come state? Benvenuti a questa nuova puntata di Summer System e incredibilmente in cabina di commento con me, sapete chi c'è? Ivan Sanzio! Ciao Ivan, so che è strano stare accanto dopo tutto quello che è successo fra me e te, ma acqua e birra sotto i ponti ne è passata tanta, ti trovo in grande forma, dimmi un pochino, come stai? Allora, intanto ciao a tutti, sì, Strike, è veramente strano stare qui al commento con te, però le cose cambiano, no? Esatto. O almeno proviamo a farle cambiare in qualche modo, ma alcuni non cambiano mai, forse, chissà. E su questa domanda, le cose cambieranno, aspettiamo l'ingresso del secondo atleta coinvolto per questo match di qualifica, per il ladder match di Colossal. Ed ecco che fanno il loro ingresso Federico Volta e Vertigo. Un Vertigo coinvolto in questo match contro El Primero per staccare il proprio posto all'interno del match colossale, match ladder match di Colossal. Hai qualche previsione, Sanzio? E intanto è strano vederli ancora, perché dopo il nostro ultimo incontro credevo di averli rispediti a fare il loro lavoro, mestiere originale, cioè i barbieri, i parrucchieri, insomma. Però a quanto pare mi stupiscono. Come diceva qualcuno, le erbacce sono difficili da eradicare. Sì, sono difficili, ma... Ma guarda lì. Con la giusta mano pesante si può fare. Effettivamente, se riesci a strappare fino alla radice. Sì, intanto sì. Un Vertigo che si prende tutto il tempo, si fa togliere la collanina d'oro.
Ma qui il centro, ragazzi, è tutto dalla parte di Lucia Pride. Picchio, ragazzi, lasciami dire, lasciami dire, Strike, che qui vedo un wrestler e un parrucchiere. Attenzione, si parte fortissimo subito. Ovviamente, ovviamente in queste prime fasi i chili probabilmente faranno la differenza. Vertigo, diciamo, in forma strepitosa, c'è da ammetterlo. Sì, sì, e chi dice il contrario? Vabbè, si inizia a indebolire gli arti superiori, ma servirà ben di più per indebolire Lucia Pride, che in 4 e 4-8, tec, mette il pacchetto completo in un bel pacchetto regalo. Picchio, è giusto un pelo più veloce, ma poco poco. Pochetto, pochetto. Oh, attenzione. Come diceva qualcuno, come ciucco Picchio. Ma qui, ragazzi, questa è arte. E l'arte si fa da parte. E infatti Vertigo va a prendere una boccata d'aria fuori dal ring. Oh, lo sport che gli riesce meglio, scappare. Sì, però mette ovviamente stupidamente a rischio la sua incolumità e quella di Federico Volta. Ma occhio, Picchio, Picchio questa volta va fuori bersaglio. Ma non importa. Attenzione. Un tentativo di Volta di intromissione nel match. Niente, niente, ci vuole ben altro per impressionare e per bloccare Picchio. Picchio veramente in formissima e vabbè, non ci avevamo veramente dubbi e quello che fa ogni volta lascia il segno, è incredibile. Ecco, questa è una caratteristica che non tutti i lottatori performer hanno. È una cosa che io realmente ho sempre trovato anche in te. Ma attenzione, Federico Volta sta per fare una giocata delle sue. Oh, colpisce con la sedia d'acciaio Picchio, che cracolla inevitabilmente al tappeto. E niente, adesso che Picchio è indebolito, come diceva qualcuno, sono cazzi amari. Tutti i match così, incredibile per quanto riguarda me, per quanto riguarda Picchio stesso. Non vedo un match che scorre in modo pulito, non so, dal 1492, è incredibile, ce n'è sempre una. Hai ragione, ma come diciamo sempre, il wrestling è anche questo, quindi bisogna anche riuscire a togliersi il famoso dito dal naso da soli, no? Sì, assolutamente. Io credo tanto in Picchio. Credo tanto in tutte le persone che volta a volta vengono messe in difficoltà da queste azioni. Ma compreso te, ti ci voglio rimettere nel mezzo un'altra volta. Strike, lasciamelo dire, io non sono qui per fare la morale. Sono stato probabilmente peggio di loro, lo so, non nego niente. Tu sai benissimo di cosa ne parlo. So qualcosa. Ne sai qualcosa, però è anche vero che la battaglia che sto cercando di portare avanti riguarda anche gente talentuosa come Picchio, anche soprattutto. Che qua bisogna cambiarlo sto cazzo di wrestling. Basta queste dinamiche, questa gente, questi vecchi. Scusami Strike, a proposito di vecchi, voglio capire quando finalmente il nostro grande padre di famiglia, il miracolo di Firenze e tutte quelle stronzate si farà avanti per ridarmi il rematch che mi merito, perché cioè, lo sapevo, sai, che no? Andavi a parare lì io ti dico, occhio a dargli troppo del vecchio. Perché comunque è anche grazie a vecchi come lui se oggi possiamo vantare un programma di successo come è stato System fino adesso e come è Summer System. Attenzione! Dimostrazione di potenza di Vertigo! Ecco, questa potrebbe essere la strategia giusta. Agire di rapina, di potenza e di rapina. Ottima prestazione in questo caso di Vertigo, ma che arriva solamente ad un conto di due. Comunque... Ivan, io sono d'accordo con te. Io spero che il tuo messaggio arrivi, ma ricordati, non sempre quello che uno dice è quello che viene percepito. Quindi, amico mio, la tua battaglia, la tua guerra, mi sa che dovrai portartela sul groppone da solo. Io, Strike, sono convinto di quello che ho visto. So che cosa significa. So perfettamente quello che sta vivendo Rafael, anche se le persone ovviamente al di fuori non riescono a cogliere certe cose che posso cogliere io all'interno del ring guardandolo negli occhi.
Esatto. Io ti garantisco che in quell'uomo sta cambiando qualcosa, o forse è già cambiato, credimi. Probabile, ti dirò di più. Se, anzi guarda, lo dirò agli amici a casa. Se volete sapere di cosa stiamo parlando, andatevi a recuperare tutte le puntate di System del 2023 e del 2024. Come potete fare? Semplicemente iscrivetevi al canale. Attenzione, infortunio di picchio forse. Infortunio di picchio e Vertigo ne approfitta. Caracolla in maniera veramente brutta dal paletto. Non sa più neanche volare il nostro figlio. Bruttissima caduta di Picchio. Che pagliaccio. E Vertigo ovviamente ne approfitta. Stavo dicendo, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, andatevi a recuperare tutte le storie da partire dalla Legione, la vera Legione contro il Beer Club e tutte le storie che sono succedute nel 2023. Intanto Picchio si riprende e con una delle sue magie va a segno su un Vertigo che in questo momento annaspa in cerca di aria, di ossigeno. Quando Picchio accelera c'è quando poco da Picchio fare, accelera, sì, non gli riesce a stare dietro. Si vola nuovamente. Scissor bellissima da parte di Picchio. Eh sì, slucia time. E adesso partiamo con una delle mosse più potenti di Picchio. Luciani a segno. E attenzione, andiamo. Uno. E basta. No, basta. Come faccio Federico a non salire sul ring? Cambia nome, ma non cambia atteggiamento. Questo ragazzo ha rotto il cazzo. Ma attenzione, sta arrivando Danila Cattani. Danila che interviene. Ci mette una pezza lei. Lei che si sta allenando ormai da mesi per debuttare finalmente, forse. Guarda, in guarda, singolo. Guarda. Attenzione, uno, due. Niente, niente, niente. Non basta la distrazione. Picchio è sempre sul pezzo. Aia, aia, aia. Vertigo cede dopo nemmeno due secondi. Ciao Vertigo. Sulla mossa di sottomissione di Picchio. Ciao, cosa ciao. Ne pensi? Che Vertigo può tornare a svolgere la sua normale mansione, può tornare al lavoro, a fare i capelli e intanto i wrestler seri festeggiano. Esatto. È questo quello che ti dicevo, Strike, questo. Esatto. Una persona, un uomo come Picchio non merita di più secondo te? Fair uno come play. Lui? Perché no? Io non ho niente contro Rafael per quanto riguarda il lato tecnico. Rafael è un grande campione, lo è sempre stato. Ma adesso è il momento di questa gente. Non mi metto in mezzo io, questa gente, gente come Picchio. Non posso che essere d'accordo con te. Ma attenzione, attenzione, il match la puntata sembrava finita, ma Vertigo prende a mal parole Danila. Danila, mi sa che ha qualcosa da dirgli? Stai tranquillo. C'è una paura a lei, tranquillo, non serve agitarsi. Ometto. Ometto? Oggi non ho intenzione di farti nulla. Vuoi stare tranquillo, ma puoi scommetterci che lo farò. Nel mio match di debutto, da singolo, a Coinsal. Attenzione, attenzione, sfida ufficiale lanciata a Danila verso Vertigo per Colossal. Ivan, io ti ringrazio per essere stato con me qui in cabina di commento. Summer System continua, scusate, ho perso le parole. Il match di debutto di Danila a Colossal contro Vertigo. Incredibile, emozionante, stravagante. Il 29 settembre la SIW torna a Firenze per l'evento più colossale dell'anno. Dopo il successo di Giorno del Giudizio, la posta in palio è ancora più alta. Non perderti SIW Colossal. Prenota ora il tuo biglietto. E bentornati al Centro Invictus, è la vostra Tizipedia che vi dà il bentornati qui dentro per il main event della puntata. Un main event molto importante che se andrà a sancire forse un cambio in un match importante di Colossal, perché si sfideranno in questo ring il general manager Strike Helwig contro Emma Corsi. E Emma
ha da vincere, deve vincere questo incontro, perché se lo perde è fuori dal match della gabbia, il match valido per il titolo di coppia contro il BBB a Colossal. E in questo momento sono da solo al commento, ma non ci rimarrò per molto. Attendiamo quindi l'ingresso dell'avversario di Strike Ervic, del general manager Emma Corsi, è nell'arena. Il superior one, Emma Corsi. È stata lunga, è stata molto maturato questo astio tra il superior one e il general manager. Un Emma Corsi che giusto settimana scorsa ha più volte offeso Strike, che in tutta risposta lo ha messo davanti a una scelta: sfidiamoci un incontro, se accetti il tuo posto nel match di Colossal sarà in palio. Quindi lo voglio sottolineare ancora una volta: se Emma Corsi perde questo incontro, Adriano sarà solo nella gabbia con i BBB. Direbbe l'asso di cuori Bob che il l'ego di Emma Corsi lo ha portato a accettare questa sfida. E ora, signori, ecco chi accompagnerà il mio commento in questa puntata, in questo main event. Il commentatore ospite, il leone di Roma, Adriano! Non servono certo presentazioni per Adriano, campione Wild, uno degli atleti più vincenti nella storia di System, che arriva adesso al commento con me e avrà di fronte il suo compagno di coppia Emma Corsi sfidare Strike Ervic. Ben arrivato Adriano, ben arrivato. Grazie, grazie mille, preferirei essere da tutt'altra parte, ma... Subito una domanda a bruciapelo, ho già detto che questo match è importante, se Emma lo perde sarai solo in quella gabbia, sarai solo con i BBB. Come ti senti, che cosa ti muove in questo momento? Ma sinceramente mi sembra anche assurdo trovarmi in questa situazione. Essere lasciato da solo, 2 contro 1 con i BB, è probabilmente la peggior situazione che potrebbe succedere. Ma io non capisco perché Emma deve essere sempre così egoista. Nel frattempo abbiamo visto una serie di German suplex da parte di Emma Corsi, ma Strike ha risposto con una spear che ha spezzato a metà Emma. Una seconda spear! No, oh no, oh no, oh no. Qualcuno verrebbe da risponderti che tu sapevi quando hai scelto Emma che era così. Sapevi che il Superior One era un nuovo arrivato, una persona che deve mostrare tanto. Nel frattempo, una terza spear fuori. Oddio. Ring. Oddio. Io sapevo che Emma Corsi era un giovane ragazzo determinato, pronto a tutto per raggiungere i propri obiettivi, però da lì fino a mettere in dubbio la sua partecipazione nel match più importante della sua carriera è una cosa assurda. Chi si potrebbe mai aspettare una cosa del genere? Anche il più testardo del mondo capirebbe che questo è troppo. Sono state tante però da parte di Emma Corsi gli attacchi, le parole e anche attacchi fisici nei confronti del general manager, che ora sale sul paletto, ma Emma lo carica. Oddio. Primal and no, Strike si libera. No, quarta spear, no, di Strike, che di esperienza ne ha da vendere rispetto a un Emma Corsi che sì, è giovane, sì, è volenteroso, ma ha ancora tanto strada da fare. Emma, spostati Emma. No, Senton no. Connessa. Non ci posso credere. E il posto di Emma Corsi è in bilico. 1, 2. No. 2,99, signori. 2,99. Assurdo, assurdo. Ti rendi conto in che situazione si è messo? Ti rendi conto? E ricordiamoci, approfittiamo di questo momento per ricordarci che
a Colossal. Sarà in vendita anche Hot Tag 2, il secondo episodio del fumetto scritto da Gib e da De Fresco, edito da Amanda Senpai. E German Suplex ora di Emma Corsi, va per il secondo connesso. La forza di Emma, la determinazione. Terzo German Suplex connesso che stendono. Strike. Un general manager che è voluto scendere in campo in prima persona. E il quarto. Emma esplode e con lui il centro Invictus. Ora mi auguro lui non perda tempo, chiuda questo match, si porti a casa la vittoria e basta, basta, adesso possiamo anche dimenticarci tutta questa faccenda. Prova a sollevare, strike, lo carica, Primal End! Connessa, e ora schienamento, uno, due, no, no! Uno strike! No, che vuol vendere dura la pelle, riesce a uscire e ancora tutto in gioco. Adriano, come ti stai sentendo? Non riesco a parlare, non riesco a commentare. Vorrei aggiungere le mie opinioni, le mie impressioni, ma ne va qui della mia carriera. Non so se ti rendi conto che finendo 2 contro 1 con i BBB a Colossal la mia carriera potrebbe finire. Non so se questo è Emma Corsi. Non lo so se sta pensando questo quando subisce la quinta spear. Ora viene mandato sulle corde. Pop up Spinebuster. Uno, due. Ribaltato. Emma Corsi solleva. Di nuovo strike. E di nuovo a Primal End. Uno, due e tre. L'incontro è finito. Wow. Emma Corsi è il vincitore. E mantiene il suo posto all'interno dello Steel Cage Match, valido per i titoli di coppia a Colossal il 29 settembre a Firenze. E quindi Adriano, non sarai solo in quella gabbia. Avrai i muscoli, la follia e la pazzia di Emma Corsi al tuo fianco. Wow. Non so che dire se non del tutto evitabile, ma almeno il finale è quello che è stato, insomma. Però vedi, Strike riconosce a Emma Corsi. Di averlo battuto. E signori, per oggi è tutto. Il wrestling è SIW. Wow.